Siamo in diretta sulle buone notizie e adesso parliamo di spettacoli. Gli Argini di Spoon River, il nuovo spettacolo dell'associazione teatrale Voci del Mare, con testi originali della drammaturga Mara Venuto, a cura di Vladimir Voccoli, attore e regista. La compagnia teatrale Voci del Mare torna con una nuova produzione dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto con lo spettacolo d'esordio The Monster e dopo Gli Eroi, atto unico sul tema del terrorismo. Continua dunque il sodalizio Venuto Voccoli, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti con in rassegne teatrali nazionali con il corto Michè, scritto da Venuto e confluito nell'opera Gli Argini di Spoon River, che è in imminente debutto, e noi ne parliamo proprio con Mara Venuto, che è in collegamento telefonico. Ciao Mara. Buongiorno, buongiorno a tutti. Presentiamo questo spettacolo. Sì, questo è uno spettacolo che nel titolo evoca e omaggia la celebre antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, pubblicata nel 1916. Un'opera immortale che dà voce, forse per la prima volta, ecco, all'umanità minuta, all'umanità più fragile, invisibile, appunto dando la possibilità a queste persone di questa cittadina immaginaria di raccontarsi dopo però la loro morte. Quindi il nostro spettacolo richiama lo spirito di questo capolavoro della letteratura, appunto cercando di riscattare dai silenzi e dall'invisibilità quella che è l'umanità più comune, ma facendolo quando questi personaggi, queste persone sono ancora in vita, forse per dar loro un'opportunità, una possibilità di poter magari cambiare la direzione della loro vita, ma anche per aiutare poi lo spettatore a, come dire, a sollevare un velo, a vedere qualcosa che nella quotidianità può sfuggire. I testi vanno a comporre un ciclo umanista del quale Gli Argini di Spoon River rappresenta il primo capitolo. Sì, così questo è uno spettacolo che nasce proprio da una serie di testi, di monologhi, alcuni già editi e altri invece ancora inediti, che ho scritto negli ultimi anni. Si tratta di testi di cui abbiamo selezionato i primi tre monologhi che vanno a comporre questo capitolo primo, diciamo, degli Argini di Spoon River. Protagonisti di questa serata, di queste serate, queste prime repliche, saranno proprio tre attori: Vladimir Voccoli, che ha curato anche poi tutto lo spettacolo, che interpreta Michè, un quarantenne con la sindrome di Asperger che sogna di diventare uno youtuber. C'è poi Daniela Delle Greppaglie, che interpreta Sandra, una giovane donna in attesa del secondo figlio, sopraffatta dalle fatiche e anche dai conflitti della maternità. E poi c'è Anna Maria Netti, che interpreta Matilde, un'anziana merciaia che ricopre, o meglio, ripercorre un po' tutta la sua lotta per l'emancipazione nell'arretrato Sud Italia. Ricordo poi le musiche con i testi originali di Michele Mancone, un compositore molto apprezzato.